Per questo Natale ho pensato di proporre un menù un pochino particolare, però mantenendo sempre i prodotti tipici della tradizione natalizia. Ho scelto due antipasti, uno caldo e uno freddo. In quello freddo abbiamo il culatello abbinato alla valeriana e pepe rosa, abbinato a un antipasto caldo che è sformatino di lenticchie. Le lenticchie solitamente vengono utilizzate come contorno, io ho pensato di proporle come sformatina abbinato a una crema di gorgonzola. Per primo abbiamo le mezzelune, che sono ripiene con il cappone. Solitamente il cappone viene utilizzato come secondo, io invece ho pensato di utilizzarlo appunto come ripieno. Il cappone viene lessato, viene tritato e poi messo nel ripieno delle mezzelune. È servito con del burro e delle scaglie di formaggio di fossa. Mentre per secondo, il cotechino classico della tradizione l'ho un pochino modificato, aggiungendo un ingrediente tipico della cucina fiorentina, cioè il cavolo nero. Quindi noi abbiamo fasciato questo cotechino con il cavolo nero e poi l'abbiamo messo in forno in una crosta di pasta sfoglia. E poi servito anche questo con una salsa funghi porcini che richiamano molto il territorio. Questo è il menù natalizio che ho pensato per voi, provatelo anche a fare a casa e poi fatemi sapere com'è venuto. Buone feste! Sformatino di lenticchie su crema di gorgonzola e foglia di pomodoro. Preparare la besciamella, lessare le lenticchie e dopo averle scolate unitele alla besciamella, alle uova, al sale e alla noce moscata. Frullare il tutto con il frullatore a immersione. Imburrare gli stampini e passarli nel pangrattato. Versarvi dentro il composto fino a riempirli per 3/4. Cuocere in forno a 150 gradi per circa 40 minuti. A parte, incidere i pomodori a croce, sbollentarli per pochi secondi e sbucciarli. Friggete le bucce in olio caldo e tagliate i pomodori a spicchi. Scaldare a bagnomaria la crema di gorgonzola, disporla al centro del piatto, adagiarvi sopra lo sformatino di lenticchie, guarnire con le bucce e gli spicchi di pomodoro e condire con olio extravergine.